in questo nuovo video. Oggi sono a Verbania, sono tornato a casa dei miei. Come avrete notato, ho tagliato i capelli. Sono molto più corti. Ovviamente per chi mi segue su Instagram già l'avrà notato. Se non mi seguite, ovviamente andate a seguirmi, Giuseppe_basso_barbuto, e fatemi sapere nei commenti se vi piacciono, come sto, eccetera eccetera. Mi raccomando, lasciate già un bel mi piace, e se vi state per iscrivere, se siete nuovi iscritti, commentate con hashtag non iscritto, che vi darò il benvenuto personalmente. Giuro, lo faccio sempre, vi metto il cuoricino. E come ogni mio video che si rispetti, per iniziarlo bene, cosa ci vuole? Un bel caffè. Allora, mia madre, come avrete notato, è di là. L'obiettivo di oggi è quello di non cagarla per tutto il giorno. Quindi non calcolarla, e vedremo la sua reazione. Secondo me è una cosa difficile. Perché? Perché in genere quando lei mi vede registrare difficilmente parla, così mi lascia tranquillo eccetera, perché sa che sennò ha paura di disturbarmi. Quindi dopo che berrò il caffè proverò proprio esageratamente, andando lì di fianco a lei e parlando, per vedere se mi dice qualcosa. L'obiettivo è quello di riuscire a farla arrabbiare per la seconda volta in tutta la mia vita. Perché se mi seguite su Instagram, se non mi seguite, Giuseppe_basso_barbuto, sapete benissimo che lei faccio un sacco di scherzi nelle Insta Story così, e non si arrabbia mai. Quindi l'obiettivo di oggi è farla arrabbiare. Ovviamente quando bevo il caffè ho bisogno del mio telefonino, perché ascolto la musica. Allora, oggi ascolto Cabriolet. E volevo sfrecciare su una cabriolet, col vento in faccia, lei col soldi in tasca. Nel 100 all'ora mi sono accorto che volevo fare batterista. Aspetta, aspettiamo mattina, non c'è qualcosa. Hai rotto il cazzo, non mi rispondi. Ti faccio fare la fame se non mi rispondi. Era questo che intendevo. Oh. Giuseppe. Pronto? 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 Allora, mi fai vedere come faccio a collegarmi? Giuseppe? Oh, mi ascolti? Giuseppe, mi fai vedere? Oh, in frigo non c'è niente, ora mangiare qualcosa. Oh, c'è niente, ho appena fatto la spesa. E poi ti ho chiesto se vuoi mangiare adesso o vuoi mangiare più tardi. Aspettiamo mattina o metto la pentola? Cagare, vai proprio a cagare. Io devo guardare sul computer. No, per favore. Mi dici come faccio a collegarmi col telefono? Oh, vieni qua. Vedi che non si collega. Ah, qua c'è la mia ragazza. Qua c'è tua mamma, forse c'è tua mamma qua. Che ha bisogno. Comunque, stavo dicendo, ragazzi, che tra poco arriverà mia sorella, quindi registreremo un video. Non è vero. E niente. Dai Giuseppe, vieni qua, dai, per favore, fammi vedere come funziona. Spillo! Che bello che sei. Oh, dai, vieni a farmi vedere. Dai. Giuseppe, dai, per piacere. Dai! Giuseppe, ho bisogno urgente! Ah, poi volevo far vedere un maglione che ho appena comprato, volevo un vostro parere, mi fate sapere se vi piace, per favore. Volevo sapere se vi piace, questo qua è il mio maglione nuovo. Fatemi sapere nei commenti se vi piace o no questo maglione nuovo. A me personalmente piace tanto. Ti piace tanto questo maglione? Ti piace tanto? Ciò che gli facciamo prendere un po' d'acqua. Tanto sicuro non lo fa. Faccio sparire anche questo? Non so io. Se non mi caghi. Te lo brucio il maglione, se non mi caghi, te lo brucio. Allora Gabri, io ti vengo a prendere in stazione alle 5:30 e poi andiamo da me, va bene? Ok. Ok. Comunque, guardandomi così in fotocamera, penso che dovrei farmi la barba. Dovrei sapere anche il cervello. Vai a prendere te mattina? La vai a prendere te mattina? Giuseppe, la vai a prendere te mattina? È finito! Dai! Oh! Tra poco, tra l'altro, ci sono anche le vacanze di Natale, quindi tutti a... Cioè, io sono già a casa, però sarete a casa anche voi. Fatemi sapere se andate da qualche parte, se festeggiate a casa, se andate dai parenti in giro per l'Italia, se lo festeggiate all'estero.
cosa farete a Capodanno, perché io ancora non lo so, per esempio, io ancora non so cosa farò a Capodanno. Come tutti gli anni, non lo so. Tutti gli anni, sì. Quindi niente, dobbiamo solo aspettare mia sorella che arrivi dalla scuola, così poi registrare. La vai a prendere tu. Oh, la vai a prendere, per favore? Vado dall'altra parte perché sento un certo, uno strano rumore nell'orecchio, non riesco bene a registrare. Dove è andata? Filo, almeno tu mi caghi? Oh Giuseppe, dai, fatto gli scherzi. Vabbè, prendere te mattina. Ah, volevo chiedervi, da me ha nevicato? Volevo sapere se avesse nevicato anche da voi, perché io abito a Milano non ha nevicato, però sono arrivato qua a Verbania e tipo è iniziata a nevicare, era bellissimo, cioè tipo, perché qua comunque è un paese che è pieno di montagne, no? Mia mamma si è chiusa in bagno, non so cosa sia andata a fare, sinceramente ho paura. Raga, mi ha buttato il maglione nella spazzatura. Devo stare attento perché sento dei rumori strani, secondo me sta architettando qualcosa e ho seriamente paura. Mi sono al telefono, le sono al telefono, devo uscire per forza. Quindi perché appunto qua siamo pieni di montagne, quindi quando nevica, qua nevica forte. Aspetta, Giuseppe, adesso Martina cosa fa? Prende la corriera? O dovete andare ad Arona? Adesso. Prendi la corriera e se poi dopo decide di andare ad Arona non ci andate, perché dopo si fa troppo tardi. Ok? Sei incazzata anche Martina, tutto il telefono in faccia. Mia mamma si è chiusa in cucina. Adesso andiamo lì e le riempiamo le scatole. Volevo fare il batterista. Ma sei mongolo. Dai, qualche problema, eh. Mi brucia la carne. Porta la tua tipa al tavolo. Mi conosci, sono il diavolo. No, io con te non hablo. Con la nonna Giuseppe, c'è la nonna qui. Lo su Instagram. Qualche problema di... Perché non buttarlo dallo spogliere. Mi sa di sì. No, io con te non hablo. Ciao, ci sentiamo. Giuseppe, saluti la nonna. Giuseppe. Gio! Lascialo stare, ma che lascialo stare? Tutto mongolo. Vabbè, dai. No, io con te non hablo. No. Sì, ha detto la nonna se lo vai a trovare dopo. Se la vai a trovare, volevo dire. Oh, la vai a trovare o no? Giuseppe, va che si incazza la nonna, poverina. Ha sentito la tua voce? No, io con te non hablo. Manco no. Io adesso, perché mi hai rotto. Giuseppe, hai roba scura da lavare, eh? Oh! Oh, però sei stronzo, Giuseppe. Oh, mi ascolti? Ti ho fatto una domanda? Mi lancio dietro qualcosa? Non oh, Giuseppe, c'è un problema. Oh, ho lavato il cubotto e è rimasto, si è tinto. C'era una roba di un altro colore. Non ti arrabbi? Ti ho tinto il cubotto. Non viene più via, eh? Potrebbe essere fatale. Che cosa possiamo fare allora? Organizzeremo l'ospedale qui. Sei qualche te la puntata? Un ospedale. Cosa? Se riusciremo a metterlo in piedi, salveremo la vita. Fidatevi di me. Ok ragazzi, sono salito in macchina, ora vado a prendere mia sorella che torna da scuola, così avviserò anche lei che non sto calcolando mia mamma e non c'è il rischio che mi rovini il prank. Eccola, è arrivata, l'abbiamo presa. Allora, sto facendo uno scherzo alla mamma. Non la sto cagando, la sto ignorando, la devo ignorare per tutto il giorno. Ah, per quello mi ha chiamata prima, mi fa che non gli poverina. Oh, mi ha buttato il maglione nuovo nella spazzatura. E poi mi ha detto che il giubbotto era sporco, ma adesso l'ho preso per uscire, non è vero. Vabbè, farsi cagare.
Sì, per far sì che lei rispondessi. Poi ha chiamato la nonna e io ho fatto finta di niente. Cioè la nonna diceva me lo passi e mamma mi diceva guarda che ti vuole parlare la nonna. E io facevo finta di niente, quindi non ho neanche parlato al telefono con la nonna. Sì. No, io prima l'ho chiamata per vedere se venivi a prendere di omegno cosa. Tu stai al gioco, cioè adesso tu. Ma io cosa devo fare? Ho messo la freccia che dovevo girare a sinistra e questo mi ha superato a sinistra. Cosa devo fare io? Niente, te ci parli tutto, però cioè, nel senso, se vedi che non le rispondo, lei capisce perché. Ah, ok. Comunque, non l'avevo notato, ma mia sorella ha la mia felpa. Mi raccomando, se la volete anche voi, in descrizione, nel primo commento, trovate le felpe di tutti i colori, hashtag petacolo. Mi raccomando, acquistatele, fatevele regalare per Natale. E niente, guardate che belle che sono. Sono belle, calde, comode. Esatto. Nel frattempo, qui a casa è arrivata mia sorella, appunto, la sono andata a prendere. La vuoi la carbonara? La carbonara la vuoi, Giuseppe? Se mi dici sì, te la faccio. Se non mi dici niente, non la faccio. La vuoi o no? Marti, vieni giù per favore. Dove stai? Devi dire alla mamma che vuoi la carbonara, perché non le posso rispondere. Ah, ok. Mamma, mi fai la carbonara? No, la posso fare tutta la specie, sì. Oh, cos'è sta discriminazione? Ma avete la tutte le cose. Guarda qua che casino. Venite, lasciate tutto dove vi dà. La vuoi o no la carbonara? Ma l'hai accesa tu la televisione, Marti? Guardando la televisione. L'hai accesa tu la televisione? No, io sto pure fantastico. Stiamo guardando io la televisione. L'hai accesa tu o no? No. Spegni allora. No, mamma. No, no, lascia che alla fine voglio vedere il finale. Dai. No, cavolo, è interessante. È sera. Quasi. Esco che devo andare a buttare le spaccature. No. No, raga. Raga. No, non lo sentono, mi hanno chiuso fuori. Martina! Mi apri? Cosa ti ridi, oh? Apri? Dai, fa freddo. Martina! Raga, mi hanno chiuso fuori. Mi stanno mandando a monte il prank. Mi vogliono obbligare a parlare a mia mamma. E mia sorella si è messa d'accordo con lei. Mamma! Dai, ti parlo. Ti cago, dai, ti cago, apri. Oh. Oh, ti sei deciso. Che stronzo, tutti due. Mi avete mandato a monte il prank. Sai perché hai fatto la traduzione? Cos'è? Il telefono. Oh mamma mia che spavento. Mi ha mandato avanti il prank. Ti sei messo d'accordo con la mamma. Che tiro, era tutto il giorno, non la cagavo. Adesso arrivi te. Cazzo, sono stato stupido a uscire. Sono stato stupido a uscire. Scusate, anche te. Ora mi tolgo la giacca e concludiamo questo video. Finito male. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se volete vedere altri video così. E attivate la campanella così vi arriva la notifica come un semplice messaggio quando uscirà un mio video. Noi ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, commentate tantissime volte. Io leggo sempre tutti i commenti. Passate sul mio profilo Instagram Giuseppe_basso_barbuto perché caricherò un video su Instagram dove ho fatto un prank a mia mamma, dove faccio scoppiare due bombe super puzzolenti. Quindi andate a vedere perché vi giuro che fa morire.